Benvenute, benvenute a tutte! Oggi live a sorpresa per la scuola. Sono Cristina Giaconi e sono una docente di questa scuola. Allora, in primis, se è la prima volta che mi vedi e sei adesso nuova della scuola, un piccole regole. In primis, se non sei nelle mie amicizie e non ti ho inserito io, non chiedermi le amicizie, perché per regola, per la nostra etica, non mischiamo mai i nostri contatti, è importantissimo. Puoi mettere segui se vuoi seguirmi, ma l'amicizia non posso dartela, ok? Uguale anche le altre con me, va bene? Io poi ho anche un problema tecnico, perché ho raggiunto 5.000 amici, sicché io non posso proprio accettarvi, perché dovrei togliere delle persone, che a meno che loro non si autoeliminino perché non ne possono più di vedermi, io non me la sento di toglierle, ok? Allora, ragazze, che vi devo dire? Oggi è una live impostata su come sentirsi quando dobbiamo affrontare tantissime cose che ci succedono durante il giorno. Io parlo sempre per la mia esperienza, ok? Io fin da ragazza amavo il make up, perché vedevo mia madre che si truccava ogni giorno e scimmiottavo il suo truccarsi, ok? Io ho iniziato a truccarmi presto, intorno ai 12 anni, 13, e diciamo subito in prima media, e ho iniziato: ciao amore, buon pomeriggio, ciao Loredana, ciao a tutte bimbe, benvenute, sono Cristina Giaconi, sono una delle consulenti di questa scuola. Allora, e cosa dicevo, cosa ho fatto? Ho iniziato prestissimo a truccarmi, mi piaceva, non uscivo neanche a buttare la spazzatura senza essere truccata. Poi si sa, un po' la vita, un po' il lavoro, diminuiscono sempre i minuti che ti puoi dedicare. Poi mi sono sposata, ho iniziato proprio a fare la casa, poi i figli, il primo figlio, il secondo figlio, e ogni cosa che si aggiungeva alla mia vita, meravigliosa ovviamente, cose bellissime, toglieva spazio a me. E sono arrivata a un punto che non mi truccavo più, non mi guardavo più, ero arrivata al tempo che andavo, portavo i bambini a scuola, entravo in auto, andiamo, portavo il bimbo, lasciavo, boom, boom, boom. Poi ogni tanto mi vedevo nello specchio e facevo oh oh. Il problema è che avevo proprio, non tenevo neanche più i trucchi in borsa, perché io ho sempre tenuto i trucchi in borsa, io non uscivo se nella mia borsa non c'era un beauty case quasi intero. E mi sono cominciata un pochino a preoccupare, ma soprattutto è stata mia cognata, che lei sa, io l'ho iniziata al make up. Un giorno mi chiese di truccarsi: ma Cristina, mi dai il tuo beauty? E io gli dissi: non ce l'ho. Come non ce l'ho? C'avevo un affarino con 3 matite spuntate. E mi disse: Cristina, ma che hai fatto? Cioè, da lì mi scoccò qualcosa nella testa, che qualcosa non andava, perché io, cioè, è come se uno ha una passione, è tutto un picchio, vede che questa passione quasi te la scordi, e ti scordi di te poi fondamentalmente. Insomma, poi a tutto, insomma, alla fine se mi sono ritrovata qua dentro, e qui è la mia vita, che io ora faccio questo lavoro, che per me è un lavoro, ovviamente ho già un lavoro mio, però questo è un secondo lavoro. E è fantastico, perché si lavora con le donne, si lavora fra le donne, fra il colore, il make up, e soprattutto imparo e insegno a curare il nostro viso, a sentirsi belle e affrontare la vita con il make up. Che io non so se lo sapete, ma sta diventando e nascendo una terapia a base di make up, sicché quando, purtroppo l'argomento è un po' triste, però esiste, quando le donne si ammalano di cancro e devono fare le terapie, che ovviamente portano un cambiamento al corpo, molti dottori che usano questa metodologia consigliano proprio dei corsi proprio di make up correttivi, e dei corsi soprattutto per non lasciarsi andare, ok? Perché vedersi bella, vedersi non cambiare, però alla fine andare a correggere quello che ti porta un po' tante cose, anche l'invecchiamento, anche i problemi, anche purtroppo anche i problemi di salute, porta a avere sempre un umore e anche proprio avere le difese immunitarie altissime, ok? Diciamo, dice che equivale quasi a uno stato di innamoramento verso di noi stessi, ok? Che ecco perché
diciamo, è quasi una missione, perché io sto vedendo rifiorire tantissime donne attraverso il loro viso, ok? Che il vostro viso è un po' la vostra anima, ok? Che il vostro viso è quello che voi vi vedete la mattina, speriamo non fate come me perché non mi guardavo, ma veramente, ragazze, è una forma di coccola verso noi stesse. Ciao Tea, ciao amore. Che è basilare, è proprio terapeutico trattenere dalla nostra vita, che facciamo la palestra, infatti ora la palestra non si fa, però andiamo a camminare, andiamo a correre, facciamo quello, facciamo quell'altro, su e giù, destra e sinistra, però ci trascuriamo il viso. Il viso è la parte fondamentale, più esteriore della del nostro corpo, ok? Con le mani. E infatti le donne ora si curano le mani, perché è quello che vedono sempre. Il nostro viso, a volte, molte donne non si danno le creme, non si danno il rossetto, non si danno il fondotinta, non si curano le macchie. Veramente vedo delle donne che sono veramente lasciate proprio andare, che si sono proprio, cioè per loro non c'è più tempo. E che cosa c'è di problematica su questa cosa? Che se non c'è più tempo per noi stessi, gli altri non perdano più tempo con voi. Perché se voi stesse, in primis, non vi sentite, come posso dire, qualcosa per cui investire tempo, perché dovrebbero fare gli altri? Ciao Marilena, amore, buongiorno! Che è fondamentale curarsi per incentivare l'altro a curarvi, ok? Che, diciamo, è come se metteste una regola non scritta alla vostra, proprio al vostro valore. Che se voi date un valore a voi stessi, gli altri lo daranno in egual modo. Se voi non date valore a voi stessi, gli altri non lo daranno in egual modo. Ok? Sicché è fondamentale, cioè doversi, è una regola, risagliare un minimo, ma anche 5 minuti, ma tutti i giorni si parte con 5 minuti, 5, fino ad arrivare a 10, a un quarto d'ora, per noi stesse. Sì, per truccarci, per darci il fondotinta, per darci la cremina prima, per struccarci la sera. Amore, finalmente, sì, amore mio, bella stella, sì, guarda, l'ho fatta proprio oggi, che era, ormai eravamo slittati a lunedì, ma ho detto, guarda, oggi vado per forza, perché ho delle amiche che mi aspettano, e una sei te, una di queste amiche. Allora, ragazzi, sì, che è fondamentale curarvi voi, darvi una priorità per diventare anche una priorità per gli altri, ok? Io l'ho imparato a mie spese questa cosa, e vi posso garantire che se questa cosa non la fate, anche le persone più vicine, figli, mariti, genitori, mamma, babbo, zio, nonno, anche se vi amano alla follia, perché sono due cose diverse, una è l'amore e una è la, nemmeno il valore, proprio dare, avere consapevolezza che voi avete bisogno di tempo per voi, e voi per voi siete fondamentali. Ragazze, guardate, è un po' distorto, ma noi emaniamo, cioè gli altri sono lo specchio di quello che noi pensiamo di noi. Che se voi siete persone che non vi considerano, che voi non vi guardano, non siete prese in considerazione, se voi nessuno vi guarda, nessuno vi vuole, nessuno vi cerca, è perché voi in primis non vi cercate, non vi amate, non vi ascoltate, e gli altri si rispecchiano in quello che fate, ok? Che è fondamentale, da domani mattina, anzi da stasera prendete e dite: mi ha detto Cristina che mi devo prendere i miei 10 minuti, un quarto d'ora, iniziate a 5, facciamo per gradi, 5 minuti per me, vi lavate i denti, prendete il vostro viso, vi guardate e prendete una cremina di quelle che vi pare e iniziate a farmi un massaggio al viso. Di 5 minuti, non vi chiedo un miliardo di ore, 5 minuti, ne avrete 5 minuti per voi, dopo avervi lavato i denti, 2 minuti, fate 5 di pulizia viso, o pulizia o cremina, un massaggino, con qualsiasi cosa avete in testa, l'olio, olio d'oliva, cosa vi pare? Una qualsiasi crema, ve la date nel viso,
state lì e vi massaggiate il viso. Voi vedrete, intanto dormite meglio, secondariamente poi il giorno dopo vi sentite più soddisfatti. Ve lo posso garantire perché ho iniziato così. E vi posso garantire che anche la vostra pelle sentirsi coccolata e anche il vostro cervello sentendo coccolata, cioè che te pensi a te stessa, avrà una veramente una sferzata di energia nel vostro corpo e poi vi piacerà e ci prenderete gusto. E poi inizierete un percorso piano piano, non solo a livello estetico, ma anche a livello di dieta, a livello di camminare, di salutisti, proprio essere più salutisti verso per voi, perché sentirete che coccolandovi sarete meglio. In tutto e per tutto, parlo a livello anche psicologico, ok? Perché avrete qualcuno che vi coccola, che siete voi, ok? Via, si inizia, ricordo questo preambolo... Si va a truccarmi, io sono già truccata da stamani, io stamani ho fatto questo trucco, che come vi ho detto l'ho già rifatto vedere nella scuola, sicché se andate indietro lì vedrete le lezioni, che l'ho fatta con la mia palettina, quella che porto dietro, ormai tutti lo sanno, questa qui che sono il Marvelous e lo Shroud, che sarebbero due ombretti classici che potete acquistare anche divisi da questa, un pennellino per sopracciglia, che uso anche per il trucco per fare il rigo. Io questo è tutto rigo fatto con questo colore marrone e poi due pennellini. Io uso un pennellino, questo ho usato, vi faccio vedere proprio precisamente, ho usato questo qua per fare perché qui ci ho messo il correttore, qui ho fatto la sfumatura leggera. Guardate, questo è un trucco molto molto d'effetto, ci vuole 5 minuti e vi posso garantire che gli occhi con la mascherina sono fantastici, veramente siete belle, lo fate in 5 minuti e anzi la prossima lezione nella scuola che sarà per me starò zitta perché evento, tirate i fuochi d'artificio, starò zitta e farò una live, proprio una live, dove io sto zitta e vi faccio vedere come se fossi in auto e devo andare a lavorare e ho fretta, ok? Così vi faccio vedere quanto ci metto per fare questo trucco lì, e che è leggero ma si vede bene, è potente, ok? Allora, oggi questa live è per farvi vedere che cosa mi è arrivato, ultimi prodotti, vi volevo far vedere un attimino i fondotinta in polvere, ok, che possono essere usati anche come terra, che se avete a casa delle terre molto corpose, diciamo terre in polvere libera per pelle più grassa, che dovete andare in farmacia oppure dalla profumeria dove volete voi e chiedere, io vorrei una terra per pelle grassa che assorba la mia untuosità della pelle. Questo qui per chi è? Per pelle grassa, ma anche mista, oppure pelle che in alcuni periodi del vostro mese, con il ciclo o con, vedete, io sono molto lucida, proprio perché mi sono data prima una crema, per farvi vedere un attimino questo prodotto, che prodotto è. Io ho pelle secca, però ci sono alcuni momenti del mio mese che ho la pelle grassa, che mi cambia per via degli ormoni, lo sappiamo, noi viviamo di cambi ormonali che ci ammazzano la pelle, ok? Io per esempio prima del ciclo me ne accorgo perché mi si viene tutte le rughe, perché il mio corpo chiede acqua e l'acqua va tutta nel mio utero per poi andare a produrre la mestruazione e tende a asciugarmi il viso, che in quel periodo io dovrò dare cose molto più corpose, più idratanti e fare molte maschere, molte creme, perché dovrò, diciamo, compensare, e bere tanto, dovrò compensare con il mio stato di proprio di cambio ormonale, ok? Vi voglio far vedere anche in questa live, vi farò una parte con il prodotto per pelle grassa, ma una parte anche il prodotto pelle secca, ok? Allora, la prima cosa fondamentale per avere un buon trucco e una pelle bella, in primis è uno skincare giusto, che dovete chiedere alla vostra farmacista o alla vostra profumeria preferita, che vi diano dei prodotti che nel frattempo che idratano, curano, che ci vorrà un prodotto per ogni fase della nostra pelle, che ci vorrà un prodotto per pelle secca, un prodotto per pelle mista, un prodotto per pelle grassa, ok? E dovete avere
una cremina per ogni ciclo della vostra pelle mensile, ok? Voi direte, ma io ne piglio una e va bene per tutte. Ecco, questo è il primo danno che facciamo alla nostra pelle, che è usare una crema per tutti i cicli che hanno durante il mese la nostra epidermide. È fondamentale il primer perché? Perché il primer va a riempire qualsiasi imperfezione, tipo microruga, tipo pori dilatato, tipo una cicatrice di acne, una bruciatura del sole, qualsiasi cosa che ci faccia venire una pelle non omogenea e non liscia, ok? Anche questo primer, mi raccomando, è fondamentale che voi prendiate il primer per, cioè, meglio di tutti averne tre, che uno per la parte secca, una parte mista, una parte grassa. Però, ovviamente, meno male, esiste un primer di mezzo che copre abbastanza tutte e due le fasce, ok? Però quello poi dovete chiedere o alla vostra farmacista o alla vostra profumeria di referenza che vi piace, oppure a noi consulenti, insomma, noi siamo sempre a disposizione per darvi dei consigli. Ovviamente andate dalla vostra consulente che vi ha inserito, ok? E se no, fate le domande sotto, qua sotto, e la docente vi risponderà. Allora, mettendo questo primer fantastico, che questo qui è un primer molto corposo perché è per pelle secca, che andrà proprio a idratare la pelle. Molte di voi mi stanno a dire, ma io uso il primer come skincare. Ragazzi, il primer non penetra la pelle, rimane esterno, che fa solo una pellicola subito del proprio un mezzo millimetro della pelle, idrata proprio la parte che la tocchiamo, la rende bella, liscia e idratata, ma non va a curarla, è solo una cosa, è un tipo un placebo, ok? È un placebo, diciamo, nemmeno placebo è diverso, è proprio un qualcosa di locale che diamo, ok? Però non penetra la pelle. Però che cosa mi andrà a fare? Mi farà durare il trucco, fare una pelle liscissima e mi fa attecchire bene il trucco che rimarrà tutto il giorno, ok? Poi un'altra cosa che volevo dire, vedete che io da questa parte sono più liscia e da questa parte sono un pochino più, vedete, ho questa. Perché? Perché noi non siamo mai speculari, cioè non siamo mai identiche dalla parte di un'altra, cioè abbiamo sempre una parte che decade di più. Questo è normale nel corpo. Più c'è un altro fatto, il fatto dove noi dormiamo più spesso, che noi io dormo spesso in questa parte e cosa mi succede? Mi fa questa cosa. Me lo fa anche di qua, però cosa è successo? Come ero più rugosa da questa parte, ero appesa la via a dormire di qua. Il problema è che poi devo bareggiare, devo andare di qua e viceversa. Sicché cercate un attimino anche quello, per esempio c'è un'attrice che lei teneva i cuscini per dormire così, perché così non gli venivano le rughe, però io siccome non dormirò mai a pancia in su, mi porta a sale le rughe, mi metterò più creme, farò più massaggi e darò che mi pare, perlomeno dormire datemelo. Sicché mi raccomando, primer ragazze. Poi, intanto scrivete pure, scrivetemi, ditemi, poi vi rispondo dopo con calma. Allora, che mi sono già data e io vi dico, prendetevi un olio secco, un olio con la base di squalane vegetale, ovviamente non testato sugli animali e nemmeno di origine animale. Lo squalane è una sostanza rigenerante, immediatamente subito va a mimare immediatamente il collagene che noi perdiamo giornalmente da dopo 18 anni in poi. Lo squalane è quello che immediatamente penetra e fa subito una riparazione della pelle, ok? Che è fondamentale mettersi questi tipi di integratori di pelle, che si parla proprio di alimenti per la pelle, che si parla proprio di alimentazione proprio dermica, proprio ora invento le parole però per farvi capire. Che messo il mio primer, che l'ho fatto un po' riposare, l'ho fatto assorbire un pochino e sento la mia pelle che è liscissima, ha un texture, proprio ti senti bella, ti senti meravigliosa, ok? Cosa faremo? Vi voglio far vedere proprio la tenuta di questi prodotti, sicché io vi faccio vedere questi prodotti, ma
niente vieta di usare i vostri, ovviamente, e di prendere i vostri prodottini e anche quelli che avete fermi nel vostro armadio che non siano scaduti. Se li volete riutilizzare, ci contattate, contattate la vostra consulente che vi ha inserito nella scuola e gli chiedete, gli inviate la foto di questi prodotti e lei vi farà vedere come riutilizzarvi, ok? Finché non andranno finiti, ok? Perlomeno non avete buttato via soldini per niente, ok? Anche se questi prodotti saranno low cost, magari non di eccezionale qualità, andiamoli ad usare e finirli, ok? E poi dopo penserete se acquistare qualcosa di meglio o anche i soliti, quello poi vedrete voi. Allora, vado a prendere in primis il mio correttore. Che cosa serve un correttore? Un correttore serve a correggere, lo dice la parola. Questi tipi di correttori, esistono dei correttori che fanno solo il correttore o dei correttori che fanno anche fondotinta. La colorazione, il colore chiaro come questo si usa per illuminare lo sguardo e dare 4D o 3D o 5D al viso, che è creare dei chiaroscuri, ok? O per mettere il risalto, schiarendo una parte si mette il risalto, invece scurendola si abbuia, si mette in secondo piano, che se avete un naso importante, se avete il mento importante, oppure avete per dire, non lo so, degli zigomi molto in fuori, insomma, se avete delle cose che non vi piacciono e volete nasconderle, andate sempre a scurire, mai a schiarire, perché sennò andremo a mettere in evidenza. Questo qui per esempio è un correttore curativo. Che cosa fa? Intanto è specifico per la zona occhi, all'interno la caffeina, che va proprio a dare una sferzata di diciamo di elasticità alla pelle, fa rinviorire le nostre zone intorno agli occhi, sono quelle molto 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 più rugose, molto più sensibili e che si degradano di più. Che una volta, quando riusciamo ad avere dei prodotti che mentre ci trucchiamo, mentre ci correggiamo e mentre ci piacciamo, nel frattempo ci curano, diciamo, siamo avvantaggiati, ecco. Prendo la mia blanderina, la vado un pochino a spruzzicchiare mi viene il nome, se lo trovo, prima lo trovo, poi ve lo dico, di fissatore spray. Perché? Perché così la inumidisco un pochino e non mi mangia il prodotto, perché se non lo andate a bagnare, la spugnettina andrà a mangiare perché è diciamo l'effetto della spugna, che la spugna assorbe acqua, che andrebbe a mangiarmi il prodotto. E siccome io non voglio che il mio prodotto sia mangiato dalla spugnettina e così me lo prende lei e butto via tutto, devo, ok, va bene, non lo trovo, userò il tonico, che va benissimo e forse meglio, diciamo, fra virgolette. Prendo un tonico, perché non uso l'acqua? Direte voi, perché l'acqua che cosa andrà a fare? Marcirà all'interno della spugnettina e andrà a crearmi dei batteri. Questi batteri andranno a formarmi arrossamenti, allergie, piccoli frignolini, furuncoletti, anche orzaioli, perché poi io li metto vicino agli occhi, insomma tutto, oppure mi andrà a infettare le mie ciglia, sicché noi non vogliamo tutto questo. Allora non usiamo l'acqua e si usa un tonico. E voi dite, ma è per lavarla la spugnetta? Ok, per lavarla la laverete con l'acqua, ovviamente, con un sapone. Migliore di tutti è il sapone di Marsiglia, che lo andate proprio a sciacquare come sciacquaste quelle per rigovernare, la lavate perfettamente, la asciugate perfettamente, la strizzate dentro un pezzo di carta, che finché non viene la carta bella asciutta, dopodiché la metterete sopra un radiatore,
oppure al sole, ed è qualcosa che fa calore. Addirittura potreste metterla quando fate il forno, che voi avete fatto qualcosa in forno, quando è a bassissima gradazione, cioè non brucia più, è tiepido, mettete dentro e andrà così a togliere tutte le tracce di umidità che potrebbero creare in, diciamo, dei funghi all'interno, ok? Mi raccomando. Ora voi vedete la faccia molto chiara, perché questo qui è una tonalità molto chiara, si chiama Scarlet, è la seconda tonalità chiara, la prima si chiama Marquisette ed è bianca, diciamo proprio bianca, che mi comprerò perché per i miei make up di diciamo più, come posso dire, più artistici mi ci vuole. Ok, i prossimi saranno quelli chiffon, perché ce li avevo, me li ero comprati ma li ho venduti, me l'hanno presa le mie amiche e a me non mi ci rimane nulla. Ogni volta che prendo qualcosa voglio vedere e comprano tutto. Mi portano via tutto mi portano via. Guardate, allora, questo lavoro di picchiettaggio, voi capiste bene come sentite proprio la pelle, voi facendo questo, tutto questo lavoro andrà veramente a rimpolparsi e a attivare il collagene, ok? Perché gli studiosi hanno visto che colpendo la nostra pelle come degli schiaffi andiamo veramente, cioè la pelle sotto va per riparare il trauma preso, va a produrre collagene. Noi il collagene ce l'abbiamo, ma il nostro corpo dopo i 18 anni lo tiene in riserva, perché lo butta fuori soltanto quando abbiamo una ferita e al di là della crosta andiamo a ristrutturare la nostra pelle, che la va a risistemare. Ecco che crea collagene. E facendo questa cosa il mio viso comincia a fare: ma che fa questa? Mi sta picchiando? Allora devo andare subito, immediatamente a correre a ripari. Ed ecco che lei butta fuori collagene. Addirittura hanno visto che usando un aspirapolvere, ora non quelli proprio che ci si leva la polvere, ma un tipo aspirapolvere di succhia che fa proprio succhiettini, addirittura quello è ancora più potente. Ok? Pensate voi. Però questo è una cosa casalinga, uguale come quando ci date i pizzicottini. Il pizzicotto va ad attivare il collagene. Ok? Che sapremo una cosetta in più. Va bene, io proprio mi ci rilasso. Ecco, questo è una cosa che vi porta a curare il vostro viso ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. E quando mi vedete mi dite: Cristina, ma come fai a 50 anni a avere un viso così? Ovviamente ce l'ho, le mie rughe, le mie cose, però a 50 anni io vedo donne di 50 anni o poco più che non hanno il mio stesso viso, ok? Sicché, e invece poi vedo che quando si curano bene, come si deve e come si deve fare, mi viene, ok? Allora, dopo aver fatto tutta questa cosa qui, se volendo, se siete persone un po' pigre, che non avete voglia di fare tanti passaggi, giustamente, perché lo capisco, io ero uguale, potresti prendere un correttore che fa anche da fondotinta. Controllate sempre che abbia all'interno un pochino di vitamine, che non sia solamente un prodotto di copertura e basta, ma sia anche un prodotto cosmetico di bellezza, ok? Che sia fuso fra la copertura, la bellezza e natura e tecnologia, ok ragazze? Che questo è fatto. Ora che cosa posso fare? Allora, di qua metterò un prodotto per pelle grassa, che per tutte quelle persone che hanno, sudano molto, che magari hanno la pelle sempre un po' lucidetta, che hanno sempre questa sensazione di unto, ecco, queste persone dovranno acquistare e acquistarsi delle polveri un pochino più corpose, sicché delle terre che quando andranno ad acquistare chiedano specificamente che siano polveri più corpose, che sono adatte per la pelle,
per la pelle grassa. Io per esempio userò questo Jacquard, è una tonalità un pochino più estiva, io sono molto chiara, però vi voglio far vedere, lo farò solo sulle guance, perché vedete questo qui è una colorazione abbastanza strong, diciamo è una base, però è un fondotinta e lo uso d'estate e mi va a coprire che cosa? Le descromie che mi vengono con il sole, cioè quando prendete il sole e venite a macchie, visto che viene tutte quelle macchie strane perché magari non avete fatto lo scrub, che se volete per esempio una abbronzatura molto omogenea, dovrete fare uno scrub prima della vostra esposizione solare. In più dovreste, per regola, le prime esposizioni è fondamentale fare pochi minuti, ok? E darsi la protezione 100. Protezione 100 non fa evitare di prendere il sole, ma amore Mariella, bellissima! Non ti preoccupare che gli occhi erano già truccati, sto parlando della base. Che quando voi andate al sole e prendete la protezione 100, non vuol dire che diventerete bianche, no, anzi vi abbronzerete e l'abbronzatura sarà omogenea. Se andate a fare lo scrub, fate lo scrub del prima, vi mettete la crema prima, mezz'ora prima di andarvi a esporre, perché la pelle la deve assorbire. Ciao amore! E andrete a creare un'abbronzatura sana, perché l'abbronzatura è sana, che il sole fa benissimo alla pelle, ma va preso con parsimonia e con responsabilità, perché sennò danneggia la pelle in maniera, cioè, proprio indelebile. Ok? Infatti ho tantissime donne che si affidano a me, alle nostre colleghe, hanno tantissime macchie solari che poi vanno debellate con delle cure specifiche a base di vitamina C, ok? Guardate il mio viso com'è bello, avendo usato solo una terra, l'ho messa scura apposta perché vi voglio far vedere come è bella, come tipologia e quanto copre, perché se vi mettevo il solito colore non avreste visto la copertura. Guardate quanto copre, ok? Sicché è fondamentale veramente avere una e poi guardate che è molto simile al mio collo, perché ha un sottotono rosato neutro, ok? È importante che voi sappiate bene, io non smetterò mai di dirvelo, di guardare bene il vostro sottotono della pelle, ok? Perché se io vado a mettere, vi faccio sempre vedere questa cosa, e ogni volta non trovo il fondotinta che mi serve, tutte le volte faccio questo show alla ricerca del fondotinta perduto. Anzitto, forse no, faccio vedere, perché lo vedete benissimo. Infatti ora lo ricomprerò un altro, così, perché questo è fondamentale per farvi vedere. Cachi, ora guardate un attimo, se io vi metto questa cosa qua, visto com'è giallo, com'è arancionato, perché questo è un sottotono giallo, ok? Giallo arancione. Se guardate come potrebbe essere brutto per me questa colorazione, ecco che questo, che cos'è? È il sottotono, che è il sottotono giallo, poi c'è il sottotono tendente arancionato, per esempio questo è il lace, è un sottotono neutro, che è il mio preciso, vedete? È un sottotono neutro, io sono un rosato, ma il rosato può usare anche il neutro, ok? E il neutro può usare il rosato. L'aranciato e il giallo non può, che sarebbe anche l'olivastro. Ciao bellissima, ciao amore, grazie Mariella. E il... vedete che com'è diverso, no? E guardate quanto è bello questo, che fa un effetto abbronzato, però è il mio sottotono, vedete che è un sottotono mio, ok? Poi vabbè, andiamo a mettere un po', vedete, guardate quanto è il mio colore preciso della pelle, va bene? Che ragazze, mi raccomando, quando andate da una farmacia o andate dalla commessa di una profumeria, mi raccomando, fatevi ben, cioè pensate che questa persona sia capace di darvi delle buone buoni consigli, ok? Però
guardando questa scuola, guardando i consigli, seguendosi anche noi consulenti, anche nel mio profilo se siete entrate con me o nei profili delle vostre ragazze che vi hanno inserito, potrete da sole diventare esperte della vostra bellezza, sicché senza dovervi sempre andare a, come si dice, a raccomandare alle commesse che magari 99 su 100 o non sanno i prodotti, poi ce ne hanno troppi, sicché non possano sviluppare una competenza su ogni prodotto e ogni marca. E magari non hanno neanche competenze, sicché, o anche ce l'hanno, però devono avere anche competenze di trucco, sicché a volte sono delle commesse normali, ecco, nel senso che non sanno un po' come sappiamo noi. Invece è basilare, ragazze, che vado a rimettermi il fondotinta che ho messo di qua, lo vado a mettere di qua. Vi voglio far vedere che ci sono anche però i fondotinta compatti. Che cosa vuol dire? Quando vi dico ma lo voglio compatto o lo voglio in polvere libera? Vabbè, polvere libera capiamo subito che è la polvere. Il compatto, che differenza ha il compatto? Il compatto che cos'è? È una terra più coprente, sì, che mi raccomando ragazze, questo è molto più coprente, molto più, fa l'effetto più, molto più corposo, invece la polvere è un pochino più naturale, sì, che se non avete delle macchie molto 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 scure, fondamentalmente potreste usare benissimo anche la polvere, si espande meglio, diciamo fa un effetto più naturale, ok? Però se io vado a prendere questo qui, lo vado a prendere anche ugualmente col mio pennellone, poi lo vado alla fine a frantumare e diventa una polvere, ok? Per fare una copertura proprio specifica, andiamo con la blanderina sopra, vedete quanto, guardate quanto me lo ha compattato sulla spugnetta, sulla blanderina, e posso andare proprio, guardate quanto copre, che vado a coprire tutto, ok? E se acquistate dei prodotti di alta qualità avrete proprio una texture pelle di pesca, anche con un fondotinta in polvere o anche in polvere libera. Che mi raccomando, quando comprate dei prodotti andatevi a informare un attimino della texture che hanno sulla pelle, ok? E non solo il colore, come facevo io, che io guardavo il colore sul polso e ciao, va bene, no, perché poi infatti mi veniva un viso bruttissimo, perché magari era troppo oleoso e mi rimanevo e mi si vedeva il viso sempre unto, è proprio brutto, anche perché poi va a cambiare la struttura della tua pelle, che il fondotinta troppo unto e corposo, se ha una pelle grassa, va a peggiorare l'enestetismo, va a aprire i pori. Perché si aprono i pori? Vediamo se lo sapete. Perché la pelle grassa ha i pori aperti? Perché in quella coltre di untuosità della pelle cerca di respirare di più, sicché si apre per respirare, proprio cerca via d'uscita, ok? Invece se noi usiamo delle maschere, dei prodotti che non ostruiscano le nostre pelle, noi avremo una pelle che piano piano richiuderà i suoi pori, ok? Diciamo è quasi una pelle asfittica. Ragazzi, ricordatevi che il corpo somatizza e dà dei segnali di aiuto. La pelle dice aiutami quando ha bisogno di essere curata, e comincia a dirlo con gli eczemi, lo comincia a dire con i frignolini, le comincia a dire con le bollicine, perché ti dice ho bisogno di te. Oppure nella pelle secca, che vi viene le volatiche, vi viene la secchezza, vuol dire che in quel punto la pelle in quel punto ha bisogno di soccorso. E cosa succede? Normalmente si va dal dermatologo, che al minimo ti piglia 200-300 euro per dirti ma ci vuole una crema idratante, ok? Sicché questa scuola, diciamo noi consulenti, che siamo gratuite poi alla fine, sfruttateci, è brutta la parola ma ve lo dico uguale, sfruttateci e ascoltateci, prendete appunti, perché veramente potete fare veramente di risparmiare anche molti soldi di dermatologo.
Quando è che siamo noi a mandarvi dal dermatologo? Quando ci sono delle patologie di pelle che vediamo che non si possono ridurre solo a un make up o a una crema idratante, anche delle più buone, ma ci vuole delle cure più approfondite, oppure anche dei controlli, anche diciamo anche dei sopralluoghi da professionista. E noi diamo sempre questo consiglio. A volte mi capita con persone che hanno la dermatite atopica, mi pare, e mi chiedono se questi prodotti potrebbero scatenare degli attacchi. Io gli dico: io non lo so. Io so che delle mie clienti ce l'hanno, usano alcuni nostri prodotti e sinceramente non hanno avuto problemi, anzi hanno migliorato, però secondo ogni individuo cambia, ok? Tandi? C'è? Ah, ok, devo andare. Sicché, avete capito? Allora, ok, io ho finito la mia lezione. Mi volevo mettere un po' di fard più scuro. Vediamo un pochino se ce la faccio ad ammettermelo, dove l'ho infilato. Va bene, facciamo così. Mi metto il blush. Il mio blushettino. Il blush di solito si usa per dare colore, che vado a dare un po' di colorata al mio zigometto. Mi raccomando, se avete delle domande da fare, dite pure. E vi risponderò in corso d'opera durante la giornata. Mi vado a mettere il rossetto e mi vado a mettere il rossetto con, ecco, metterò questo, che sono dei balsami labbra, ok? Perché essendo il trucco molto importante, anche se non è fortissimo, però è un trucco, diciamo, nemmeno troppo leggero, ok? Sicché trucco forte, rossetto un po' più tenue, trucco leggero degli occhi, andiamo a incentivare invece con un trucco più forte, un rossetto più chiaro, perché così prenderemo, metteremo a risalto il trucco, ok? Che mai contrastare questa cosa, ok? E vediamo se riesco a trovare l'illuminante per sottilia. Se lo trovo, veloce, perché devo andare via perché non mi picchiano. Vabbè, mi metterò questo, che sarebbe un eyeliner brillantinoso, ma ci piace a noi brillare, ok? E questo l'ho messo per sottilia, ok? Ragazze, io sono sempre a vostra disposizione nella scuola. Per chi non è delle mie ragazze che ho inserito, per qualsiasi domanda io scrivere sotto. Per domande in privato scrivete alla vostra consulente di riferimento. Se non vi ricordate qual è, scrivete sopra come post: non ricordo la mia consulente di riferimento, e la vostra, che noi vedremo chi vi ha inserito, vi verrà subito a dare risposte. Vi voglio bene, grazie, e si riparte da lunedì con le nostre live di trucco. Ciao bimbe! Ciao, ciao, ciao! Felice di essere tornata! Un bacio! Ciao!